Benvenuti in un nuovo episodio di Un Calice d'Italia. Oggi siamo nel Laghi, in particolare vi porto nel Roero. Ma la cosa importante sono le persone. Eccoci a un nuovo episodio. Oggi siamo in compagnia e in collaborazione con l'azienda De Marie. Ci troviamo nel Roero, in questa zona caratterizzata da questo nome e da una casata nobiliare che dominava in queste zone fin dai tempi del Medioevo. In particolare ad Alba, per chi non lo sapesse, nelle zone ovviamente delle Langhe siamo in questo fiume, il Tanaro, che divide le tre zone in particolare, quelle più conosciute che sono il Barbaresco, il Barolo al sud del Tanaro, mentre al nord rimane il Roero, caratterizzato principalmente da suoli sabbiosi e appunto da arenari, da marne, ma queste le tratteremo meglio, vi accenno già in un altro episodio, perché con questa azienda agricola De Marie hanno anche un vino dedicato appunto a questa tipologia di terreno, quindi terreni sabbiosi, veramente con una storia super interessante dietro. Oggi ci concentriamo appunto sul Roero Riserva e su quella che è questa famiglia, una famiglia che deriva da Bartolomeo, che è il nonno di Paolo e di Aldo, gli attuali proprietari della cantina. Bartolomeo, che aveva già capito le potenzialità di questi terreni, di queste zone, e che poi ha sviluppato ancora di più con Giovanni, il padre di Aldo e di Paolo, fino adesso appunto ad Aldo e Paolo, che sono la nuova generazione che ha portato una ventata di aria fresca e di innovazione a quello che già le basi che avevano già portato avanti i loro parenti, appunto i loro genitori e i loro nonni. Ci troviamo a Vezza d'Alba, in questi 30 ettari che sono di proprietà di questa famiglia, un'azienda però familiare che vinifica solo le uve di proprietà e sono nei comuni particolari di Vezza, di Castagnito, di Castellinaldo e di Guarene. Una cantina che ha fra le regole fondamentali appunto il rispetto per l'ambiente. In che modo? Innanzitutto è una cantina moderna, costruita negli ultimi anni, ha impatto ambientale sempre più limitato attraverso impianti fotovoltaici per l'energia, attraverso un impianto anche di riscaldamento dell'intera cantina, dell'intera zona degustazione e in particolare poi anche con la fitodepurazione delle acque, quindi un impianto a 360 gradi per limitare sempre di più l'impatto ambientale. Già negli anni 70 in questa cantina si parla di Veronelli ai suoi inizi, che rammentava la qualità e la potenzialità appunto dei loro vini, che ai tempi ancora non erano imbottigliati, ma già era una base per quello che sarebbe stato appunto poi negli anni una produzione da imbottigliare e soprattutto di qualità. In particolare oggi ci concentriamo sul Roero Riserva 2016, un vino da nebbiolo ovviamente in purezza, in particolare il clone Michiette, un clone dai più utilizzati appunto per avere qualità nelle zone delle Langhe, e che loro utilizzano vinificandolo in acciaio, malolattica in cemento e in acciaio, e poi un affinamento in barrique. Arriviamo però alla degustazione di questo vino, un vino che oltre ad essere molto interessante ha una storia dietro veramente affascinante. Infatti le vigne dalle quali si ricava questo nebbiolo sono del 1946, sono state piantate appunto in questi anni e coinvolgono sia Giovanni, il padre di Aldo e Paolo, che suo fratello Carlo. Pensate che negli anni ovviamente della guerra suo fratello Carlo era stato rinchiuso per 2 anni di prigionia e quindi Giovanni, essendo più giovane di 20 anni, non l'aveva mai conosciuto e si sono appunto rincontrati proprio in questi anni impiantando poi questo vigneto insieme. Quindi è stato anche un modo per riunire e riavvicinare questi due fratelli e la famiglia in generale, che appunto poi hanno sviluppato il vigneto dal quale si produce ancora oggi questo nebbiolo. Andando a vederlo, infatti, ha un colore comunque granato con anche riflessi mattonati, che poi al naso presenta appunto i tipici aromi di nebbiolo del Roero, che sono la mora, la viola, un po' il lampone anche delle piccole bacche rosse, e poi però, dovuto anche all'affinamento, anche alla complessità del vino, chiude con delle note anche speziate dolci, come può essere il cacao, un po' di tabacco. Il gusto è un gusto deciso, però anche ben equilibrato, un gusto anche armonico, ma anche scattante, cioè ha una bella acidità che invoglia molto alla beva, tutto però coniugato dalla tipicità
del Roero, dovuta anche a suoli, e quindi questa tipicità si riflette poi nell'eleganza e nella finezza, anche nel corpo. Non è un vino prettamente strutturato, in certi casi, come purtroppo accade, magari pesante. Il Roero, e in particolare anche questo Roero Riserva, si distingue anche per l'eleganza e la finezza di beva che si ritrova appunto al palato e quindi che riesce a coniugare bene anche, secondo me, i sapori che adesso vanno di più per il mercato e per il consumatore, quindi un vino che si riesca a bere bene, con una bella acidità e quindi con un corpo che permetta soprattutto una buona beva fino in fondo, che quello è l'importante. A livello di abbinamenti io consiglierei piatti succosi, perché comunque l'acidità è importante, quindi piatti come possono essere anche gli gnocchi al sugo, comunque una pasta al sugo in generale, ma perfetto può essere con i secondi, i classici secondi di carne, come possono essere anche i brasati oppure anche carne arrosto. Quindi, che dire, se avete altre domande, come sempre, scrivetemi. Vi consiglio e vi sottolineo che l'azienda nel loro sito hanno la possibilità di acquistare online. Visti i tempi, appunto, è giustamente anche utile acquistare direttamente dal produttore. Vi lascio qui il codice sconto Stefano10 per avere uno sconto del 10% sull'acquisto. Trovate tutto sul loro sito, tutto anche le informazioni dirette sulla cantina. E quindi brindo a voi e brindo a Roero in attesa della prossima puntata.